Amen. Belli pronti, rilassati per poter ascoltare e ricevere la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Ieri abbiamo visto un tema, gloria al Signore, che si trattava dell'importanza della famiglia. Amen. E come riassunto possiamo ricordare che abbiamo letto nella parola che dice il Signore che Dio li creò maschio e femmina, gloria al Signore, e poi diede l'un l'altro. Il Signore presentò a Eva davanti ad Adamo e diede anche Adamo anche lei, gloria al Signore, come un dono prezioso. Amen. Ci è stato detto, gloria al Signore, che ciascun membro della famiglia è un dono prezioso da parte di Dio, gloria al Signore. Ora, la famiglia così conformata da Dio è unita come una sola, come un solo gruppo, come una famiglia, e la possiamo illustrare, la possiamo paragonare ad una coppa. Amen. La famiglia, diceva il nostro pastore, è una coppa sulla quale il Signore vuole versare la sua benedizione. Amen. La sua benedizione, e perciò Dio richiede della famiglia, richiede la ubbidienza. Gloria al Signore. Dio richiede alla famiglia la ubbidienza alla sua parola per primo, e poi a tutti i comandamenti stabiliti per ciascun membro della famiglia, che lo studieremo nei giorni più avanti. Gloria al Signore. E Dio richiede anche, c'era una parola molto importante che diceva che Dio richiede della famiglia fedeltà. Amen. Quindi abbiamo fino qui studiato ieri. Gloria al Signore, sono state di molta benedizione, e gloria al Signore, l'esposizione della parola del Signore e tutte le considerazioni che abbiamo ricevuto da parte di Dio, gloria al Signore. Oggi studieremo riguardo all'amore come sentimento dentro della famiglia. E come concetto possiamo vedere che l'amore è un sentimento, amen? Un sentimento di affetto vivo, amen? Un sentimento di affetto vivo, un trasporto dell'animo verso una persona o una cosa, amen? Logicamente, parlando della famiglia, parleremo di questo sentimento, di questo affetto vivo, di questo trasporto dell'animo fra i membri della famiglia. Amen. Logicamente dovremo anche dare l'amore, il valore alle cose che sono acquisite dalla famiglia, alle cose materiali, però non sono le cose materiali più importanti che i membri della famiglia, perché sono i membri che formano la famiglia. Benedetto il nome del Signore Gesù. Poi possiamo vedere anche che come amore possiamo capire che l'amore è la carità verso il prossimo, è la carità verso il prossimo, cioè la volontà di fare il bene a tutti, anche ai nemici. Sì? Allora, l'amore è la carità verso il prossimo, la volontà di fare il bene a tutti i membri della famiglia, in questo caso che stiamo parlando, e anche ai nemici. Ci auguriamo logicamente che dentro le nostre famiglie non ci saranno nemici. Amen? E se magari ci sono, se magari tra fratelli, se magari speriamo di no, se magari tra i coniugi è nato un odio, grazie a Dio che abbiamo l'opportunità di imparare della parola del Signore per guarire tutte queste ferite. Gloria al nome del Signore Gesù. Ora,
Abbiamo letto che nella parola di Dio dice: chi non ama non ha conosciuto a Dio, perché Dio è amore. Gloria al Signore. E come è questo amore di Dio? In forma veloce analizzare le caratteristiche dell'amore di Dio, perché se la parola ci dice che Dio è amore, allora bisogna capire che quali sono le caratteristiche di questo amore. Gloria al Signore. L'amore di Dio è personale, sì? Lo ha dato, è nato da Lui, sì? È della sua persona, è del suo sentimento, è questo affetto vivo, questo trasporto dell'animo che Lui ha avuto verso di noi. Benedetto il Signore Gesù. Questo amore di Dio, cioè la volontà di fare il bene verso di noi, gloria al Signore, anche se eravamo nemici di Dio, prima di conoscere il Signore noi eravamo nemici di Dio, però Lui ci ha amati, gloria al Signore. Questo amore di Dio è anche volontario. Sì, nessuno l'ha obbligato, nessuno ha detto tu devi amare l'uomo, tu devi salvarlo. No, è una cosa volontaria. Alleluia. Poi questo amore di Dio è anche un amore selettivo, cioè è una scelta. Lui ha scelto amarci. Lui ha scelto amarci, gloria al nome del Signore Gesù, e questa scelta è stata spontanea. Quindi questo amore è spontaneo, gloria al Signore, alleluia. E nasce così, come vediamo in un fiume che scorre l'acqua. L'acqua scorre nel fiume di natura, benedetto il Signore. E così l'amore di Dio è spontaneo, sgorga, fluisce, non si ferma mai. L'amore di Dio non si ferma, non si ferma davanti agli ostacoli, non si ferma se noi diciamo non ce la faccio più, io non posso più amare, possiamo dire noi umani, però Dio non ha scampo, gloria al Signore, perché quando c'è un ostacolo l'amore di Dio lo può circondare e lo può superare, benedetto il nome di Gesù. Così Dio nel suo amore è anche fedele al suo patto. Lui ha fatto un patto con noi di amarci fino alla fine, e anche se noi sbagliamo, perché tante volte sbagliamo, sì? Tante volte siamo deboli e non riusciamo a compiere la nostra parte, lo stesso Lui è fedele al suo patto con noi. Gloria al Signore. L'amore di Dio è anche giusto, gloria al nome di Gesù. L'amore di Dio è giusto, e Lui, come giusto, Lui esige anche la giustizia. Benedetto il Signore Gesù. In questo caso la giustizia sarebbe che se noi siamo stati amati, se noi siamo stati giustificati, è giusto che anche noi impariamo a amare. È giusto che anche noi impariamo a pian pianino a perdonare, perché noi siamo stati perdonati, gloria al nome del Signore Gesù. Questo lo vedremo un pochino più avanti anche. Poi, come settimo punto o come settima considerazione, possiamo dire che l'amore di Dio è esclusivo, quindi demanda una risposta totale. Amen? Lui ha dato se stesso totalmente per amore a noi, così anche richiede di noi una esclusività, che noi possiamo amare soltanto Lui, perché i dei dei popoli sono idoli, non c'è un altro Dio come Lui. Quindi noi dobbiamo amare Lui come tale, come l'unico Dio, benedetto il nome di Gesù. E poi l'amore di Dio in quest'opera così grande, meravigliosa, l'amore di Dio è un amore redentore, cioè che salva, che redime, che riscatta, gloria al nome del Signore, che libera, benedetto sia il nome di Gesù, alleluia, benedetto sia il Signore. Con queste considerazioni noi possiamo capire che l'amore di Dio opera in noi uomini,
opera in una forma molto specifica in ciascuno di noi. Prima di tutto, con questo amore, Dio sceglie gli uomini e li chiama. Vediamo se aprite la parola di Dio in Romani 9:11. È proprio per questa chiamata che oggi siamo qui presenti. Amen. Alleluia. Perché il Signore ha permesso che sia preparato questo programma, gloria al Signore. Lui sceglie gli uomini e li chiama in Romani 9:11. Se mi potete aiutare e se una famiglia completa ha il versetto e lo legge, ancora meglio. Amen. Gloria a Dio. 9:11. Infatti, quando noi erano ancora nati, i figli non avevano fatto bene o male alcuno. Affinché rimanesse fermo il proprio invento di Dio, secondo l'elezione e non hanno motivo delle opere, ma per colui che chiama. Amen. Gloria a Dio. Grazie, sorella. Versetto 11 del capitolo 9 di Romani dice: infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama. Gloria al Signore Gesù. Allora, abbiamo detto che nell'amore del Signore verso di noi uomini, Dio chiama agli uomini, sceglie e chiama. Gloria al Signore. Poi, il punto numero due, in Romani 5:5, sempre Romani, no? Solo girate i fogli, 5:5 di Romani. Leggi forte, per favore. Grazie, fratello. Ora la speranza non conforme, perché l'amore di Dio è stato sparso dai nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Grazie, amen. Amen, gloria al Signore. Allora, Dio sceglie e chiama gli uomini e numero due, versa il suo Spirito sull'uomo. Amen. Alleluia. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Benedetto sia il nome del Signore. Dio versa il suo Spirito su di noi. Pensate, questo Dio d'amore che versa il suo Spirito su di noi, praticamente siamo inondati di amore. Amen. Gloria al nome di Gesù. La nostra natura, le nostre abitudini, i nostri ricordi, perché abbiamo tanti ricordi del tempo passato, forse dell'infanzia, forse della giovinezza, che ci turbano, che non ci lasciano stare tranquilli, però se Dio versa il suo Spirito su di noi, le cose incominciano a cambiare. Gloria al nome del Signore Gesù. E le cose cambiano in questo modo. Benedetto il Signore. Prima Corinzi 6:11. Vedete come procede l'amore di Dio nelle nostre vite? Ha un processo meraviglioso. Prima Corinzi 6:11. Ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Amen, grazie, Dio. Alleluia. Or tali eravate già alcuni, perché il versetto 10 dice, se volete leggere con me, il versetto 10 dice: né ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali, no? Questo eravamo
quasi tutti noi nel tempo passato. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati cosa? Lavati. Siete stati santificati. Alleluia. E siete stati giustificati. Gloria al Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Alleluia. Vedete come procede l'amore di Dio? Alleluia, per purificarci. Voi siete stati lavati, santificati e giustificati. Gloria al Signore. Poi, in Tito 3:5, Tito 3:5, stiamo attenti, fratelli, perché questo è il processo che Dio ha voluto fare nell'uomo affinché l'uomo e la donna possano essere trasmissori di questo bel sentimento meraviglioso, del sentimento dell'amore. Tito 3:5. Sì, leggiamolo insieme. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Quindi, dopo la purificazione, la santificazione, la giustificazione, Lui ha fatto in noi la rinnovazione interiore, tutto rinnovato, tutto rimosso, tutte le cose che erano prima dentro del nostro cuore, dentro delle nostre menti, dentro di noi sono state rimosse e cambiate per altre cose e sentimenti nuovi. Gloria al Signore Gesù. Galati 5:13. Galati 5:13. Ed ecco che lo troviamo qui, 5:13. Ed ecco qui che troviamo finalmente questo bel sentimento. Voi infatti, leggiamo insieme. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto usate questa libertà per dare, non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo del amore. Ecco, gloria al Signore Gesù. Vedete come accade questo processo dentro del nostro cuore, no? Il Signore ci ha insegnato praticamente, ha fatto dentro di noi tutto da capo, affinché di versare il suo amore dentro di noi e farci diventare anche che ci sia nel nostro cuore anche una fonte di amore. Ha rimosso tutto, tutte le scorie, tutte le cattiverie, tutte le cose che prima noi praticavamo, che prima noi eravamo abituati a fare, a operare. Dio le ha rimosse e ha cambiato per questo sentimento meraviglioso. Per quale ragione? Perché Dio è amore. Abbiamo detto prima che la famiglia è importante perché è come illustrazione, è una coppa dove il Signore versa la sua benedizione. Amen? Quindi questa coppa, prima di essere uno strumento di benedizione, che cosa è stata fatta? Questa coppa, questa famiglia, è stata pulita. Pulita. Pensate voi, se volete prendere un po' di succo di uva in un bicchiere sporco, pieno magari di muffa, saresti capace di usarlo? No, chi direbbe voglio io lo voglio? No, nessuno direbbe, tutti faremo delle facce tremende e non vorremmo nemmeno vedere, peggio ancora non usare, vero? Allora è così che
Dio vuole usare la nostra famiglia, però per essere usata la nostra famiglia deve essere pulita di tutte queste scorie, di tutte queste cose che non vanno bene davanti alla presenza del Signore. Alleluia. In Efesini 5:2. Dio ci richiede una cosa, dopo che è successo questo processo nel nostro cuore, dopo di che abbiamo ascoltato la parola del Signore, dopo che ci è stato insegnato, gloria al Signore, le fondamenta di poter amare, le fondamenta di questo sentimento meraviglioso, il Signore ci richiede che cosa dobbiamo fare? E camminate nell'amore come? Come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Gloria a Dio. E andate e camminate nell'amore. Gloria a Dio. Camminate nell'amore. Non vuol dire che io do soltanto un passo, soltanto quando arriva Natale io ti perdono e ti do i regali, il resto del tempo non so chi sei e ti tratto male, ti dico forse anche le parolacce, magari qualcun ragazzo sbatte la porta perché non vuole ascoltare i genitori, magari il marito non vuole nemmeno alza lo sguardo della TV per capire o sentire quello che stanno dicendo il figlio e la moglie. No, il Signore vuole che noi impariamo a camminare nel amore e ci dà un esempio, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. E cosa è stato? Lo ha fatto come una offerta, in offerta e sacrificio a Dio. Amen. Quindi l'amore richiede sacrificio, richiede rinunciare ai nostri gusti, ai nostri pensieri e sottomettere i nostri gusti, i nostri pensieri ai comandamenti del Signore. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Perché questa offerta e questo sacrificio a Dio sono stati come una cosa che puzza? No. Come un profumo di odore soave. Quindi una famiglia che ama, che i membri di una famiglia che si sforzano per amarsi gli uni agli altri, che odore danno davanti al Signore? Un profumo soave. Ma le famiglie che hanno lite tra di loro, che profumo danno? Puzza. Lì c'è tanto da pulire. C'è tanto da pulire. Vero, fratelli? Amen. Gloria al nome del Signore Gesù. Dio ci chiama a tutti quanti, non soltanto ai grandi, ma anche ai vicini, a camminare nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso. Quindi se noi vogliamo amare dobbiamo donare noi stessi per il bene degli altri. Ricordatevi che l'amore è un sentimento di affetto vivo verso gli altri, è un desiderio di fare il bene a tutti, anche ai nemici. Gloria al nome del Signore Gesù. Alleluia. Lui ha dato se stesso per noi come un sacrificio di odore grato. Gloria al Signore. Non soltanto il Signore ci richiede di camminare nell'amore, ma anche un'altra cosa. Colossesi 3:14. Sopra tutte queste cose di vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Gloria a Dio, grazie. E sopra tutte queste cose, che cosa dice? Rivestitevi dell'amore. Gloria al Signore. Rivestitevi dell'amore che è il vincolo della
perfezione. A questo punto, se state attenti fratelli, a questo punto abbiamo detto che l'amore pulisce e unisce. Dite con me, cosa fa l'amore? Pulisce. Pulisce e unisce. Qui dice che l'amore è il vincolo perfetto. Gloria al nome del Signore Gesù. Rivestitevi, alleluia, e soprattutto queste cose, rivestitevi dell'amore. Non soltanto le calze. Amen? Non soltanto le calze, non soltanto quando è il compleanno, no? Compriamo il regalo, facciamo la torta. Dopo, quando ci fa arrabbiare, gli sbattiamo la porta. No, le calze, le scarpe, la sottogonna, le prende più intime. Rivestitevi. Dobbiamo essere coperti completamente di che cosa? Di amore. Di amore. E questa è una responsabilità di tutti. Amen. Di tutti i membri della famiglia. Tutti i membri della famiglia hanno la benedizione di poter amare, perché a tutti i membri della famiglia il Signore ha amato. Non ha amato più al più grande, o più al più bello, o più al più magro. Lui ha amato senza fare differenza. Gloria al nome del Signore Gesù. Amen. Quindi siamo chiamati a rivestirci di amore. Se non siamo rivestiti di amore, allora siamo nudi e saremo preda facile di infermità, di pericoli, di ferite. Se non siamo rivestiti di amore, il minimo sguardo ci ferisce. E siamo già risentite, non vogliamo più salutare, non ci piace più, anche se ci preparano il cibo più buono. Quello che più ci piace, quando siamo arrabbiate, quando siamo arrabbiati, nessuna cosa è buona, vero? Ma quando siamo sereni, quando siamo contenti, anche se non c'è il ceviche de camarón, siamo lo stesso felici. Amen. Possiamo sorridere. Amen. Perché siamo vestiti, non sentiamo il freddo. Forse c'è qualcuno che ha bisogno di acquisire un bel, come si dice, una bella pelliccia di amore, perché sente troppo freddo, perché non si sente amato, perché non, sente che non può nemmeno amare. Qui, gloria al Signore, abbiamo un magazzino pieno di benedizioni. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Vestiti a tua misura di quelli che ti stanno mancando, a tua misura, alla tua misura e della qualità migliore. Amen. Di quella che non finisce mai. Amen. Amen. Di quella che ti coprirà fino all'ultimo dei tuoi giorni. Vestiti che lascerai di eredità. Io vorrei acquisire una bella pelliccia, anche due. Anch'io. Per lasciare alle mie figlie. Amen. E se fosse così, perché Dio fa le cose perfette, che queste pellicce possano anche usare i miei nipoti alcun giorno. Amen, amen. Perché io sento che necessito dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua benedizione, delle sue forze, perché tante volte non reagisco come dovrei farlo, però sono qui davanti alla sua presenza e ho detto al Signore di parlarmi, perché se non è così questa riunione non ha senso. Dio ci chiama, fratelli, ad imparare, perché questo dell'amore è un continuo imparare. È un continuo imparare, e l'amore non è soltanto, perché vedete che l'amore è un sentimento di affetto vivo, però si manifesta nel fare il bene.
Del fare, non è un sentimento nascosto, non è un sentimento che compri una rosa e la dai perché questa rosa appassisce. E poi sapete che le rose hanno anche le spine, però continuano ad essere rose. E se tu la fai, la metti in una posizione giusta, questa rosa, anche se diventa secca, non perde mai il profumo se tu l'hai data con amore. Ma se la fai soltanto per il caso, i suoi petali appassiranno e soltanto le spine rimarranno e feriranno te e la persona che pensi di amare. Ma in questo giorno Dio, il nostro Dio d'amore, è qui presente per mettere in noi quello che ci manca. Amen. Per poter dare il giusto valore alle persone, a questo dono prezioso che ci ha detto ieri il pastore, a questo dono prezioso che Dio ci ha dato, per dare il giusto valore e per prenderci cura giorno dopo giorno di questa benedizione che abbiamo tra le mani. Gloria al Signore. Amen. Proverbi 10:12 dice la parola del Signore: gloria a Dio. Alleluia, grazie. L'odio provoca liti. Amen. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Amen. Un bel coprepiumino è l'amore. Amen. Amen. Un bel piumino e coprepiumino e coprimaterasso tutto quanto è l'amore. Gloria al Signore. L'odio provoca liti. Chi è arrabbiato, chi sempre sta facendo delle capriole, chi non è mai contento, deve rigettare l'odio del suo cuore, perché l'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Chi ama quindi sa rispettare, perché se io rispetto mio marito non vado in giro a raccontare le sue debolezze, perché io lo amo e lo rispetto. Amen. Perché l'amore copre le falte, le mancanze, copre le colpe. E se c'è una colpa che ti sta ferendo tanto, se c'è qualche debolezza nella persona che hai accanto, puoi benissimo portare questa debolezza alla presenza del Signore, che Lui la può trasformare. E sarà questa debolezza che ti ha ferito, diventerà una benedizione per te, perché avrai imparato ad umiliarti davanti al Signore e ad aspettare in Lui tutti i giorni della tua vita. Gloria al Signore. Quindi, perché il rispetto è un sentimento di riverenza e di devozione, di deferenza verso chi riteniamo superiore a noi. Gloria al nome di Gesù. Quindi noi, anche verso il Signore, non andremo dicendo: io prego e Dio non mi risponde, perché forse Dio ti ha dato già la risposta, soltanto che tu non l'hai saputo ascoltare. Dio ti ha detto, ti ha insegnato come fare, come agire nella tua famiglia, come trattare quel figlio, come parlare con quel marito, soltanto che non hai voluto lasciare che l'amore operi. Ma questo giorno c'è vittoria nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Dice in Proverbi 15:17 la parola del Signore, due fogli più avanti, forse uno. Proverbi 15:17. Di verdura dove c'è amore e bue ingrassato dove c'è odio. Amen, gloria a Dio. Vedete, fratelli, pure per la crisi è la soluzione è l'amore. Amen. Meglio un piatto di verdura dove c'è amore che un bue ingrassato dove c'è odio.
Gloria al nome del Signore Gesù. Perché quando non c'è tanto, tante cose da mangiare, tanti cibi succulenti, però c'è amore, c'è la considerazione, c'è, alleluia, questa pace che ci dona il Signore, noi possiamo essere tranquilli. Non c'è male che durerà per sempre. E poi, per coloro che amano Dio, tutte le cose cooperano al bene. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Se abbiamo vissuto un tempo di necessità, per qualche proposito santo del Signore stiamo passando questa necessità. Perché ci vuole insegnare qualcosa e non dobbiamo disperare. Gloria al nome del Signore Gesù. Noi possiamo vivere nella pace anche nella scarsità, perché dice la pace è uno stato di animo di serenità e di perfetta tranquillità, non turbata da passione o ansia. Gloria al nome del Signore Gesù. Quindi quando noi viviamo nell'amore possiamo vivere in completa pace. Per finire vi invito ad aprire Levitico, il capitolo numero... Levitico, capitolo numero 19, versetto 17. Sta leggendo. Amen. Leggiamolo insieme. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Vedete, fratelli, che quando noi stiamo chiedendo, quando noi incominciamo ad odiare la persona che ci sta facendo del male, abbiamo il rischio di tirarci addosso il peccato di questa persona. Quindi ci chiede il Signore, ci comanda: non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi, en español dice razona con él. ¿Sí? Razona con tu hermano. In italiano la parola riprendere vuol dire prendere di nuovo, prendere indietro, ricominciare, riconquistare. Ricomincia la relazione con questa persona, riconquista questo fratello, riconquista questa moglie, questo marito, questo figlio, questo vicino, questo nipote, questa suocera. Riprendi, riconquistala, ricomincia. È questo che ci comanda il Signore. Amen? Amen. Gloria al nome di Gesù. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo. Non di riprenderle e desecharle. Che Dio te juzgue, che Dio te castigue. Jamás. Amen. Guai. Mai, poi mai. No, riprendi, in italiano dice prendere di nuovo tuo fratello. Riconquistalo, ricomincia da capo. Amen? Perché? Perché c'è il pericolo che, e dice, riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Perché se noi non vogliamo fare la pace, non cerchiamo la pace, ci facciamo colpevole del suo peccato e non vogliamo tirarci addosso nessun peccato, vero fratello? No, noi vogliamo essere liberi. Amen, amen. Quindi se qualcuno non ci sta a cuore, come dire, io ci provo, qualcuno mi ha detto, ma sorella, io ci provo ma non ce la faccio, perché ci ha provato soltanto con le proprie forze. In questa amen. Sera io vi invito a provarci con le forze del Signore. Amen. Con l'amore del Signore. Amen. Con la fede che ci dà il Signore. Amen. Gloria a Dio. Perché
ho letto questa mattina, dice che Giobbe, quando stava in quella sofferenza ingiusta, perché il nemico voleva convincere a Dio, pensate voi, il nemico voleva convincere Dio che Giobbe era fedele soltanto perché Dio l'aveva benedetto. E allora disse: ah sì, certo, lui ti serve perché tu l'hai benedetto, toglieli tutto e vedrai come maledice te e va via, come dire. Però Dio dice: ti permetto di provarlo. Alla fine di questo libro io trovo che questi che pensavano, si supponeva erano amici, questi tre amici che nel suo tormento, perché dice che lui aveva questa piaga in tutta la sua pelle, che lui prendeva dei pezzi dei vasi, no? Di terracotta, di questi pezzi, e lui si voleva alleviare le sue sofferenze, le sue piaghe. In questo modo era ridotto lui. E questi amici, tra virgolette, stavano ad opinare, a dire: sì, tu dici che sei giusto, ma per qualcosa starai in sofferenza, eccetera, eccetera. Dice che Dio, alla fine del libro, dice che il Signore comandò a questi uomini dicendo: soltanto il mio servo Giove ha parlato giustamente, in modo giusto verso di me, nonostante era in quella sofferenza. Giove amava Dio in modo tale che non è mai riuscito a rinnegare mai. E dice che il Signore comandò a questi uomini dicendo in questo modo: soltanto il mio servo Giove ha parlato giustamente riguardo me, perciò prendete dei sacrifici e andate, perché mio servo Giove pregherà per voi e sarete perdonati. Pensate che Giove era in quella condizione, doveva pregare per questi, per liberare della colpa che si avevano tirato addosso per giudicare Giove. E dice la parola di Dio che dopo che Giove pregò per questi amici, tra virgolette, che l'avevano attormentato con i suoi giudizi, nonostante lui non aveva più dove, come diciamo in spagnolo, dove caerse muerto, dice la parola che dopo che Giove pregò per questi amici e loro furono perdonati, Dio tornò indietro a Giove il doppio di tutto quello che aveva perso. Perché Dio sa onorare i suoi figli che lo amano. Dio è un Dio giusto e lui non permetterà che le nostre famiglie vivano nella sofferenza. Dio è un Dio giusto e se noi preghiamo con umiltà non permetterà che i nostri figli si ribellino e vadano via senza ringraziare, senza dire grazie mamma, grazie papà per tutto lo sforzo che hai fatto, grazie perché se sono ora qualcosa è perché ti sei sforzato. Non permetterà che questo marito se ne vada così via perché è venuta un'altra persona per portarlo via. Se noi siamo fedeli al Signore, Dio sarà fedele con noi. Se noi vogliamo rinunciare a noi stessi, come ha fatto Lui per noi, e vogliamo mettere alla prova Dio, dice la sua parola, che lui aprirà le porte e le finestre del cielo per versare la sua benedizione. E Dio darà il doppio, ancora il triplo, ancora moltiplicato, tutto il sacrificio che noi avremo fatto. Perché noi non vogliamo portare le colpe di altre persone sopra le nostre spalle, perché Dio ci ha chiamato a libertà e non vogliamo vivere nella sofferenza, noi non vogliamo portare il dolore nel nostro cuore di non aver amato sufficiente ad una persona, perché è vero, non siamo capaci,
però in Dio ogni cosa è possibile. Amen, gloria a Dio. E noi possiamo ogni cosa in Lui perché è Lui che ci fortifica. Noi ci renderemo capaci di amare, perché l'amore di Dio sarà perfetto in noi. Il suo amore è perfetto, fratelli. Lui non sbaglia, non sbaglia, non sbaglia, assolutamente non ha sbagliato. Lui arriva nel momento giusto, la sua parola è vita e il suo esempio d'amore è un passo da seguire tutti i giorni della nostra vita. Alziamoci in piedi, fratelli, ed ascoltiamo l'invito del Signore che ci dice: camminate nell'amore, rivestitevi di amore.